Sit-in di protesta davanti alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme. Ad organizzare la manifestazione le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato per catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su quanto accaduto nei giorni scorsi, vale a dire le ripetute aggressioni subite dagli agenti della Polfer di stanza proprio alla stazione. Si tratta di alcuni episodi che sono verificati a poche ore di distanza l'uno dall'altro e che hanno registrato l'aggressione di 4 agenti ad opera di cittadini stranieri. Una situazione che inizia a preoccupare anche i viaggiatori, spesso vittime di aggressioni. Ovviamente quello che è successo nelle ultime 2 settimane qui alla Polfere di Lamezia Terme è veramente del paradossale. Noi ci troviamo 4 colleghi che per le lesioni subite oggi non possono essere normalmente sul posto di lavoro. Ed è evidente che questo crea disagio all'ufficio, all'organico dell'ufficio che è già in sofferenza. Noi vogliamo questa manifestazione sostanzialmente a quale motivazione essenziale? Quella di cercare l'attenzione da parte degli organi dipartimentali ma anche del Ministro. Gli organi dipartimentali perché implementino gli organici tanto della Polfer, della Polizia di Frontiera, ma io penso anche alla Polaria, penso al commissariato, penso alla Stradale, penso a tutto il comprensorio lametino che da troppo tempo è stato abbandonato a se stesso. La situazione sta degenerando e anno dopo anno è su tutto il territorio nazionale. Si consideri il fatto che nonostante il lockdown abbia generato una diminuzione di incidenti stradali, continua a crescere l'aggressione alle forze dell'ordine. Una statistica nazionale parla di un'aggressione ogni 3 ore e mezza agli appartenenti alle forze di polizia. È normale che questo suscita un grido d'allarme su tutto il territorio nazionale, soprattutto da noi, organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, e che ci ritroviamo proprio alla Lamezia, davanti all'ufficio della Polfer, che negli ultimi settimane ha subito 2 aggressioni a 4 nostri colleghi. Alla manifestazione ha partecipato anche Antonio Montuoro, poliziotto e neo consigliere regionale. È importante che la politica si occupi di queste tematiche perché troppo spesso assistiamo ad aggressioni che le forze di polizia subiscono e quindi è il momento di prendere delle decisioni importanti.